Quasi dimenticavo, vi ho trovato un programma di montaggio che usa l'intelligenza artificiale e si chiama Wondershare Filmora. Se già lo conoscevate, dovete capire che è stato rivoluzionato. La AI può trasformare il video in un testo e montarlo in base a come cancelli frasi e alteri parole. Può generare una thumbnail ottimizzata in base al contenuto del video e genera sottotitoli automatici o viceversa. Le dai il testo e questa genera la voce che lo leggerà. Puoi chiederle di scontornarti, spiegarle che cosa vuoi ottenere. E in due clic lei lo farà. E in descrizione puoi scaricare il programma gratuito dal link. Vi direi che il programma sia più che adeguato per un principiante, ma anche abbastanza avanzato per salvare chi, come me, vuole un buon editing ma non ha proprio voglia e tempo di dedicarsi a tutti i passaggi meccanici e ripetitivi che ti fanno dimenticare di iscriverti al canale. Insomma, Wondershare Filmora ci salva tutti con l'intelligenza artificiale. Secondo lo storico della Disney, Leonard Maltin, la storia della Disney può essere suddivisa nelle seguenti epoche. Prima di parlare di queste epoche, lui fa riferimento alla Walt Disney Animation Studios, che è quella che fa i film principali. Non c'è un nome per l'epoca che è venuta prima che Disney fece il primo film. Ma la prima vera epoca della Disney è l'epoca d'oro, che va dal 37 al 42. È composta da una serie di film che sono stati per lo più flop. Sono andati quasi tutti molto male. Sono caratterizzati dal fatto di essere molto simili alle Silly Symphonies, spesso hanno ambientazioni abbastanza tirolesi e un fortissimo legame con la natura. È chiamata l'epoca d'oro perché è la vera e propria epoca in cui Disney come artista si metteva a fare i film. L'epoca successiva è l'epoca di guerra, che va dal 43 al 49. Ma la Seconda Guerra Mondiale non è iniziata nel 43 e non è finita nel 49, perché... Sì, ma si parla più che altro delle conseguenze della guerra, e le conseguenze della guerra per la Disney sono arrivate con un leggero ritardo. I film che sono usciti nel 41-42 sono stati creati prima dell'inizio della guerra e sono solamente usciti in queste date, sono stati finiti in guerra. E i soldi che la guerra ha portato via non sono tornati fino agli anni 50. Per questo fino al 49 la Disney continua a... fare fatica. I film dell'epoca di guerra sono quasi tutti arrivati con grande ritardo in Italia e quindi non li abbiamo sentiti nominare. Alcuni sono anche arrivati con titoli diversi o tagliuzzati in modo diverso, anche perché questi film sono quasi tutti film mezzi scartati. Cioè, Disney pensava di realizzare dei film molto lunghi che poi ha trasformato in film più corti e li ha montati tra di loro. Infatti spesso questi film sono composti da episodi separati, come se fossero fatti da due mini film anziché essere un solo grosso film. Ed è nel corso di quest'epoca che alcuni dei vecchi artisti se ne vanno o muoiono in guerra, purtroppo, e si crea una nuova generazione di artisti che è quella che farà i prossimi film della prossima epoca. Epoca d'argento dal 1950 al 1967. È lunghissima rispetto alle altre perché? Beh, dura ben 17 anni, perché sono i 17 anni in cui nulla è cambiato. Dall'inizio di quest'epoca fino alla fine di quest'epoca abbiamo Walt Disney a capo dell'azienda, insieme ovviamente a suo fratello Roy. E i 9 anziani, 9 grandi animatori che gestiscono davvero i film. Quest'epoca è comunque chiamata d'argento perché Disney è sempre meno presente alla Disney, perché Disney in realtà non voleva fare cartoni, ma di questo vi parlerò in un'altra occasione. E visto che si stava dedicando ad altri progetti, a fare i cartoni erano questi 9 anziani. Disney aveva comunque sempre l'ultima parola su tutto. Inoltre in quest'epoca nasce la xerografia, ovvero il concetto della fotocopiatrice, diciamo che semplifica di molto il lavoro all'animazione e riduce di tantissimi prezzi, creando quello stile che tutti quanti riconosciamo come Disney, anche se è molto diverso rispetto ai film più vecchi. Avete presente La carica dei 101, dove vedete per bene tutti i tratti a matita sui personaggi o La spada nella roccia? Ecco, quello stile viene chiamato Xerox. Poi c'è l'epoca di bronzo. L'epoca di bronzo inizia quando muore Walt Disney. Riguarda tutti gli anni 70 e è un'epoca abbastanza particolare perché è la primissima epoca della storia della Disney in cui non c'è Disney. E quest'epoca ha delle caratteristiche molto riconoscibili. Primo, ci sono solo i 9 anziani ma non c'è Disney. Secondo, si riciclano tantissime animazioni. Quasi tutte le sequenze famose di riciclo e di animazione arrivano da quest'epoca. Terza caratteristica, sono tutti quanti progetti che Disney aveva scartato, quindi ripescano tutto il ripescabile dei vecchi progetti di Disney e li portano a termine. Ma chi è a capo della Disney in quest'epoca? Beh, 3 gentili signori che si sono susseguiti uno dopo l'altro, ma non è importante che ricordiate i loro nomi.
Gli anni 80 sono il medioevo Disney. Questa epoca è caratterizzata da una serie di film fallimentari in un modo o nell'altro, e è anche un periodo di grande passaggio dove tutti i nove anziani ormai o sono morti o vanno in pensione. E quindi arriva un nuovo team di animatori. Team di animatori che però a sua volta viene licenziato o scappa dalla Disney. Quindi c'è un continuo ricambio generazionale, un continuo cambio di direzione, finché non arriviamo alla fine di quest'epoca con a capo della Disney tre persone: Frank Wells, Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg. Il Medioevo prende questo nome dal fatto di essere un'epoca di mezzo, un'epoca di passaggio tra due grandi epoche molto più importanti. Stiamo proprio passando dall'epoca precedente, in cui avevamo i progetti originali di Walt Disney, i nove anziani, ma Disney che era appena morto, alla prossima che sarà il Rinascimento Disney. E il Rinascimento Disney va dal 1989 al 1999, dura quindi 10 anni e sono per lo più gli anni 90. Prima caratteristica di quest'epoca, questa è l'epoca delle fiabe. Eh sì, perché la Disney non ha fatto poi così tante fiabe in passato, eh? Certo, le fiabe della Disney sono state molto iconiche, ma sono anche state poche rispetto a quello che pensate. E che cosa caratterizza quest'epoca? Un nuovo team di artisti. La tecnica dello Xerox viene abbandonata e si crea una nuova tecnica, la CAPS. La Disney inizia a collaborare con una casa di produzione molto piccola ai tempi chiamata Pixar, che è anche l'inventrice della CAPS. E la CAPS è una tecnologia che permette di animare, colorando meglio e gestendo meglio le scene grazie all'ausilio del computer. Si tratta di compositing in realtà, cioè non c'è solamente la sala della Bella e la Bestia che è fatta a computer nonostante i personaggi siano animati su carta. No. Mi riferisco proprio al fatto che addirittura la colorazione dei personaggi venisse fatta a computer e i personaggi venissero messi assieme sulla stessa scena a computer, aggiungendo effetti di luce e tutta una serie di cose che rendono quei cartoni molto più contemporanei. Dal 1999 fino al 2007 invece si parla di epoca sperimentale della Disney. E quali sono le caratteristiche di quest'epoca? A capo della Disney ora c'è solamente Michael Eisner tutto solo. Si inizia a utilizzare sempre di più la CGI e l'animazione a computer. Si decide di interrompere l'elenco dei classici Disney e si cerca di ignorare sempre di più questa tradizione. Si torna a fare una serie di flop, quando nel Rinascimento Disney erano quasi tutti grandi successi. Si fanno meno fiabe e più spesso capitano dei film parodia. In quest'epoca i film di più grande successo della Disney sono quelli della Pixar. Quest'epoca è chiamata sperimentale perché diciamo che non sapevano bene quale posizione prendere. Vediamo dei film che non si somigliano per nulla tra di loro. Il Pianeta del Tesoro e Atlantis sono più film d'avventura. Le Follie dell'Imperatore e Mucca la Riscossa sono grosse parodie. Lilo e Stitch non somiglia a niente che abbiamo mai visto prima. Bolt e Robinson cercano di prendere un'altra direzione ancora, che è l'esatto opposto della direzione che avevano all'inizio di quest'epoca con Fantasia 2000 e Dinosauri. Poi dal 2009 al 2017 c'è una nuova epoca chiamata l'epoca Revival. Prima caratteristica: Eisner non c'è più, arriva un nuovo capo della Disney, Bob Iger, che collabora con i capi della Pixar, ovvero Ed Catmull e John Lasseter. Si torna a puntare molto sulle fiabe, esattamente come nel Rinascimento Disney. Si tenta di riportare l'animazione a mano e si fallisce. La maggior parte dei soldi alla Disney arrivano dai live action e dai progetti della Marvel o esterni, ma anche la Walt Disney Animation Studios ha un sacco di grossi successi, tra cui Zootropolis, Oceania, Rapunzel e Frozen. In quest'epoca la Disney un po' sperimenta e un po' no, va anche a ripescare tutta una serie di vecchissimi progetti della Disney. Rapunzel, Frozen, Winnie the Pooh 2 e Ralph Spaccatutto sono tutti progetti che arrivano da, beh, decenni prima. Poi abbiamo la nuova era, che non ha ancora un nome, perché in genere il nome a un'epoca viene dato dopo che quell'epoca è finita. Unica eccezione è l'epoca Revival, che Maltin riuscì a chiamare in questo modo già dal 2010 per una questione molto semplice. Era evidente il piano della Disney all'epoca. L'epoca recente alterna film di successo e grossi flop. È caratterizzata dall'assenza di John Lasseter, che aveva gestito i progetti della Disney negli ultimi anni, e dal grosso trauma arrivato dalla pandemia, che ovviamente ha messo i bastoni tra le ruote ai piani della Disney. Quindi in quest'epoca abbiamo diversi sequel, diversi tentativi di guadagnare soldi con trucchetti abbastanza semplici e giusto un paio di progetti davvero nuovi.
ed è anche la prima epoca di sempre in cui anche la Pixar è in difficoltà e in cui la Disney sta considerando l'opzione di vendere parti della propria proprietà. Ma siamo ancora in corso di quest'epoca, quindi parlarne, riconoscerla e dirvi quali siano le sue caratteristiche fondamentali diventa difficile. La stiamo ancora vivendo. Purtroppo una suddivisione simile non esiste per la DreamWorks o la Pixar o altre case di produzione. Posso cercare di inventarmene una io? Sì, ma io non sono nessuno, quindi comunque potrebbe essere interessante, ditemi voi se ne volete una. Ho giusto due cose da ricordarvi. Primo, che io l'ho raccontata la storia della Disney e vi aggiungerò ancora un sacco di dettagli che ancora non sapete per descrivervela meglio. Quindi aiutatemi anche voi nei commenti a consigliare alle altre persone che magari non hanno visto i miei video quale video guardare se vogliono avere informazioni su quale film. E poi ricordate che se volete una bella maglietta a tema Disney da Pampling, basta usare il codice Zucca e avrete sempre un qualche regalino. Ricordatevi un nuovo video ogni sabato e tutte le live che faccio su Twitch o su YouTube finiscono sul secondo canale. Ho finito? Sì? Credo di aver finito. Ho finito.